Duplice presentazione questa mattina allo stadio Mariani Pavone per il Pineto Calcio. Dopo il cambio in panchina, la società biancazzurra del dottor Silvio Brocco ha annunciato e presentato il nuovo tecnico Daniele Amaulo al suo ritorno in biancazzurro e la nomina del nuovo direttore sportivo in coabitazione con il DG Roberto Giammarino Moreno Sacchetti, proveniente dall'Alba Adriatica. Di dare delle risposte importanti a chi ha fiducia e stima per il lavoro fatto negli anni precedenti, quindi per il mio modo di fare non guardo mai quello fatto, quindi guardo sempre avanti quello che c'è da fare, non vivo di rendita praticamente, quindi per me è come ho detto prima, è come se fosse la prima volta, con lo stesso entusiasmo, con la stessa motivazione, per mettere in discussione, cercare di trasmettere l'entusiasmo e la voglia di fare qualcosa di importante. Quindi da parte mia c'è la massima disponibilità e voglia nel lavorare per raggiungere risultati importanti. Ma no, praticamente sicuramente la squadra stava messa bene in campo e penso che sia soprattutto un discorso mentale, e l'organico sicuramente può far pensare che si sia indebolito perché qualche giocatore importante è andato via. Quindi noi sul mercato siamo vigili, quindi non abbiamo preso giusto per prendere, perché magari se dobbiamo mettere un giocatore nell'organico, uno o due, deve avere le caratteristiche che occorre per poter migliorare l'organico e per far sì che magari possiamo essere competitivi fino alla fine. L'obiettivo è questo, quindi faremo di tutto se c'è la possibilità di mettere magari qualcosa di importante, altrimenti sicuramente la forza di questo gruppo può dire la sua per migliorare questa classifica e raggiungere un obiettivo importante. Di essere positivi, di comunicare bene, soprattutto di parlare poco e correre tanto, ok? E ripartire dalle cose semplici. E sono sicuro che le qualità, sia umane che tecniche, ci sono, e quindi alla fine ne riusciremo. Usciremo da questa situazione il prima possibile.